Ben incontrati cari amici, buon giovedì 14 dicembre, giovedì della seconda settimana di Avvento. Oggi la Chiesa ricorda anche un grande santo mistico, San Giovanni della Croce, un santo che ha avuto un'influenza molto grande nel cammino della Chiesa per il rinnovamento spirituale della Chiesa. Come siamo soliti fare, invochiamo il dono dello Spirito. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel suo regno. Fammi riscoprire la mia vocazione di figlio di Dio e di fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del suo Figlio e Signore. Amen. Leggeremo dal Vangelo di Matteo al capitolo 11 i versetti dall'11 al 15. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse alle folle: «In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti». Giovanni il Battista è l'altro grande significativo personaggio dell'Avvento. Il primo, il maggiore, è Maria. Il secondo è Giovanni. E qui Gesù parla in maniera esplicita di questo grande profeta che è dell'Antico Testamento sulla soglia del Secondo Testamento. Sono tre i messaggi di questo breve Vangelo che ho letto. Innanzitutto una parola su Giovanni, che Gesù definisce il più grande tra i figli degli uomini, nato da donna. Il più grande dei profeti dell'antica alleanza, perché è grande il compito che egli ha, che è quello di annunciare la venuta e presentare a tutti il Messia, il Cristo. E l'elogio che Gesù fa di Giovanni è il più grande possibile. Tra i nati di donna nessuno è grande come Giovanni il Battista. Però Gesù aggiunge un secondo messaggio e dice: è vero questo, ma il più piccolo degli appartenenti al regno dei cieli è più grande di Giovanni. Il che vuol dire che Gesù offre una grandezza per chi voglia vivere il regno dei cieli, per chi voglia seguirlo, una grandezza umana, spirituale, ancora maggiore di quella pur grande e sublime di Giovanni il Battista. E dice: il più piccolo degli appartenenti al regno dei cieli è più grande di Giovanni. Che cosa fa la grandezza di chi appartiene al regno? È la presenza di Gesù e la relazione con Gesù. È la relazione con Gesù che fa grande una persona, è l'accogliere
il regno proposto da Gesù, meglio accogliere la sua stessa persona che fa grande il discepolo del regno dei cieli. C'è poi una terza aggiunta, un terzo pensiero. Questo regno dei cieli però avviene non senza forza, non senza violenza. È l'esperienza che ha fatto Giovanni il Battista e che Gesù sta facendo. L'opposizione che i profeti hanno da parte dei potenti di turno. Giovanni il Battista sarà imprigionato e sarà ucciso. E la figura di Giovanni Battista sarà molto significativa per Gesù. Quello che è successo al suo precursore accadrà anche a lui stesso, il nuovo profeta del regno. Come Gesù ha patito violenza, ha avuto persecuzione, ha subito opposizione, così il discepolo nel regno dei cieli subirà violenza, avrà opposizione, faticherà nella storia dell'umanità a vivere con pienezza la sua adesione del regno, perché indubbiamente ciò che Dio propone trova spesso il contrasto tra gli uomini. Ecco, anche qui c'è un insegnamento molto grande. L'invito che ho avverto per me è quello di prendere sul serio questa offerta che Gesù fa di prendere parte al regno. Prendere parte al regno vuol dire accettare nella mia vita la persona di Gesù, accogliere i suoi valori, adeguare la mia vita ai suoi valori, propormi di imitarlo e di seguirlo fino in fondo, a costo anche di fatiche e sofferenze. Perché questo possa avvenire, ancora una volta ci benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci.